Benvenuti amici. Avete mai notato che quasi ogni volta che si sente parlare di strani misteri o luoghi infestati, stranamente hanno sempre luogo negli Stati Uniti o comunque all'estero? E l'Italia? Non sono mai successe cose strane qui? Assolutamente sì, ne sono successe. E ci sono anche un bel po' di luoghi piuttosto inquietanti e giudicati infestati proprio qui. Non se ne sente spesso parlare. Ma nel nostro bel paese, come ben sapete, le superstizioni e le storie di fantasmi vanno alla grande. Vediamo quindi i luoghi considerati più infestati in Italia. Per visitare il primo luogo dobbiamo andare a Cortenova, in provincia di Lecco, dove troviamo la cosiddetta Villa delle Streghe. Anche conosciuta come Casa Rossa, questa abitazione è completamente abbandonata. La dimora si è meritata l'appellativo di Villa delle Streghe in seguito alla diffusione di alcune storie legate a episodi di satanismo e a inspiegabili fatti, diciamo, di sangue. Inoltre, alcuni parlano della presenza di una fontana che zampilla sangue. L'edificio fu edificato in stile orientale nel corso del XIX secolo su iniziativa del conte Felice De Vecchi e si sviluppa su due piani con un seminterrato. Secondo la leggenda, il conte, di rientro da una passeggiata, trovò la moglie assassinata e con il volto completamente sfigurato. Accortosi anche della sparizione della figlia, decise di abbandonare la dimora senza farvi mai più ritorno. Alcuni presunti testimoni giurerebbero di aver sentito il lamento di una voce femminile echeggiare nelle stanze vuote della villa. Dopo l'abbandono, pare che la casa abbia ospitato in diverse occasioni riunioni di satanisti. Un altro episodio curioso riguardo a questo edificio risale a qualche anno fa. Pare che la villa abbia superato indenne una frana che provocò diversi danni a Cortenova e nei paesi della zona limitrofa. Infatti, i massi incredibilmente non la danneggiarono in nessun modo. Questa era la macabra storia della famigerata Villa delle Streghe. Ora vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai visitato questo luogo apparentemente infestato. Prima di proseguire oltre, oggi vorrei presentarvi un nuovo libro horror tutto italiano che sono sicuro attirerà la vostra attenzione. Stiamo parlando di Epistassi. Pubblicato solo da pochi giorni, questo libro espone 12 racconti horror ambientati in una Milano decadente che fondono la tradizione gotica di inizio secolo alle suggestioni contemporanee. L'Epistassi è una piccola perdita di sangue dal naso, a volte innocua, a volte sintomo di un male più profondo, proprio come queste storie. Ci troverete poco sangue, eppure ognuna di loro conduce a una fine terribile. C'è un trenino fantasma bloccato nel tunnel di un Luna Park, un palazzo che si nutre del dolore dei suoi abitanti, un vecchio perseguitato dall'ombra dei morti, un ragazzino inghiottito da un pozzo, un pranzo in famiglia che si trasforma in incubo, e poi creature dimenticate che nuotano nel Naviglio, antichi riti per la fertilità e cani che cantano la fine del mondo. Leggere Epistassi significa immergersi in un territorio oscuro che sta divorando le città che abitiamo e le persone che incontriamo ogni giorno. Nessuna ironia né speranza, solo la riscoperta della più potente emozione umana, la paura che muove il mondo e tutte le cose. Vi lascio il link di questo magnifico libro nella descrizione. Grazie per l'attenzione. Ora continuiamo il nostro viaggio negli oscuri luoghi infestati d'Italia che non fanno parte di un libro, ma della realtà. Dalla Lombardia spostiamoci a Venezia, dove oltre alla famosissima isola di Poveglia, troviamo il palazzo di Ca' Dario. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe una terribile maledizione ad aleggiare sul famoso palazzo di Ca' Dario. Qui infatti pare che molte delle persone che nei secoli hanno vissuto nella dimora siano state vittime di morte violenta. Una delle prime vittime fu proprio la figlia del proprietario, suicidatasi a causa dei problemi economici del marito. A seguire il suo destino furono anche quest'ultimo e il figlio della coppia. L'episodio più recente invece è datato 2002 e ha visto come sfortunato protagonista un musicista colpito da infarto. C'è chi ritiene che la causa di questi decessi misteriosi sia dovuta alla costruzione dell'edificio su un antico cimitero dei Templari. Altri invece ritengono responsabili degli avvenimenti il talismano posto sul portone del palazzo, sito accanto a Ca' Dario. Ad ogni modo, chi ha occasione di visitare il palazzo o di passarci vicino è solito provare uno strano senso di inquietudine. Di sicuro non può mancare nella lista di case infestate da visitare in Italia. Ma ora spostiamoci in provincia di Ferrara. Situata a Cona, a pochi chilometri da Ferrara appunto, Villa Magnoni entra nella classifica delle case infestate grazie a una leggenda iniziata a circolare negli anni 80.
protagonista di tale leggenda, è un gruppo di ragazzi che, dopo essersi avventurati tra le stanze dell'abitazione, furono costretti a fuggire dall'edificio per la paura. Nella fretta di lasciare la villa, però, rimasero vittime di un incidente stradale. Fu l'unico superstite all'incidente a raccontare le vicende di quella notte. Mentre i ragazzi si trovavano nella villa, pare che si siano trovati al cospetto di un'anziana signora intenta a inveire dalla finestra del primo piano. Dopo questa testimonianza, tutte le finestre di Villa Magnoni vennero murate. Tuttavia, pochi giorni dopo, una di queste apparve inspiegabilmente nuovamente aperta, proprio la finestra del primo piano, dove i ragazzi avevano visto la vecchia signora. L'edificio è stato in seguito abbandonato e pare che nessuno conosca l'attuale proprietario. Sono diversi i ghost hunters che ancora oggi si avventurano nella villa. I loro racconti parlano di sussurri femminili e urla agghiaccianti, ma soprattutto di ombre scure dinanzi all'unica finestra non murata. Ma ora trasferiamoci in una dimora ben più inquietante. Parliamo di un vero e proprio castello, situato in provincia di Rimini. Il castello di Montebello merita sicuramente di far parte delle case infestate più conosciute del territorio italiano. In questo caso, la leggenda racconta le famosissime vicende di una bambina di nome Azzurrina, figlia di Uguccione di Montebello. La piccola nacque albina nella seconda metà del XIV secolo. Questa condizione, che a quell'epoca era vista come un evento di natura diabolica, costrinse il padre a far vivere la bambina sotto la sorveglianza di due guardie. Un giorno fu costretta a entrare nella ghiacciaia per recuperare la palla di stracci con cui stava giocando. Pochi minuti dopo, le guardie udirono le sue grida, ma una volta entrate nella ghiacciaia non trovarono traccia di Azzurrina. Nonostante le lunghe ricerche, il corpo non venne più ritrovato. Pare però che nel castello continui a vivere il suo fantasma. La sua apparizione avverrebbe con cadenza quinquennale, proprio in coincidenza con il solstizio d'estate, il giorno in cui morì. Adesso invece andiamo ad esplorare la casa più infestata delle Marche, il Palazzo Vallemani. Posto su una collina nei pressi di Serra San Quirico, in provincia di Ancona, è oggetto di diverse leggende. Si dice che negli anni della Seconda Guerra Mondiale al suo interno morirono assassinate più di 20 persone. Con il passare del tempo iniziarono a moltiplicarsi le storie spaventose su questo luogo. Le persone che hanno provato a realizzare dei video nella villa si sono ritrovate in mano filmati completamente neri, con una musica di violino in sottofondo, o almeno così si dice. Alcuni dei coraggiosi che si sono avventurati al suo interno parlano di rumori di catene nelle stanze, di apparizioni di ombre, di improvvise grida e di altri fenomeni, come la comparsa di spettri di dame vestite di bianco. La casa ospitava anche una piccola chiesa, che parrebbe illuminarsi ogni qualvolta in zona si verifichino blackout di corrente. A completare la fama sinistra di Palazzo Vallemani si aggiunge il cosiddetto precipizio del diavolo, la parte della collina che ospita un misterioso burrone. Abbiamo già parlato di castelli infestati con la storia di Azzurrina, ma adesso vorrei proporvi il caso del castello ritenuto più infestato d'Italia. Parliamo del castello della Rotta a Moncalieri, in provincia di Torino. Fin dal momento della costruzione, nel IV secolo, il castello è stato scenario di numerosissime battaglie e morti cruente. Forse è per questa ragione che ci sono stati numerosissimi avvistamenti paranormali tra le sue mura. Sono però due le principali leggende che vedono protagoniste le anime che si aggirano per il castello. La prima parla di una giovane donna che doveva sposare il signore del castello, ma era innamorata di un coraggioso cavaliere. Scoperto il tradimento, il signore del castello uccise la ragazza buttandola dalla torre più alta. Per questo, lo spirito del cavaliere, che non trova pace per la perdita dell'amata, continua a girare con il suo cavallo tra le sale del castello. La seconda leggenda parla di un bambino che viveva nel castello e che un giorno, mentre si trovava nel cortile insieme alla sua nutrice, fu investito da una carrozza che arrivò in tutta fretta. La nutrice, sconvolta, si uccise. A quanto pare entrambi non hanno ancora lasciato il castello e a volte si possono sentire i loro lamenti. Le apparizioni nel castello della Rotta però non si limitano a queste. C'è chi dice di aver addirittura visto interi eserciti in battaglia, oppure dei condannati a morte per decapitazione girare per il cortile con la propria testa fra le braccia e molto altro. Adesso però andiamo in Liguria, a Scogna Sottana, in provincia di La Spezia.
In questo luogo troviamo una piccola abitazione denominata Casa del Violino. Il motivo per cui le è stato attribuito questo nome è piuttosto inquietante. Se passando nei pressi di Scogna Sottana sentissi il suono di un violino, seguirlo fino alla sua origine potrebbe non essere la migliore delle idee. Questo perché la misteriosa musica sembra provenire proprio dalla casa abbandonata, un tempo dimora di un bravo violinista che dopo la sua morte avrebbe lasciato il violino in un armadio. Chi suona adesso lo strumento? Nessuno lo sa, ovviamente. C'è chi pensa si tratti del fantasma dello stesso musicista e chi pensa siano solo superstizioni. In ogni caso, pare che diverse persone abbiano visto le luci della casa accendersi e spegnersi senza spiegazione, accompagnate a volte da urla, strane apparizioni e dalla musica del violino sempre più alta. Bene, queste erano le macabre storie che circondano i luoghi più infestati d'Italia. Siete mai stati in uno di questi edifici? Se sì, avete notato qualcosa di strano o paranormale? Fatemelo sapere. E se avete una vera e propria storia da raccontare, potete farlo scrivendoci a questa mail. I vostri racconti verranno letti da noi nella rubrica del canale chiamata Creepyposta. Detto ciò, vi ringrazio infinitamente per la visione e per il supporto che date giorno dopo giorno al canale. Si sta formando una bellissima community e siamo davvero molto contenti per questo. Grazie ancora, vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.